su, apro seconda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, amplie 3, qua molleggio 6, 7, 8, faccio prima, seconda, e mi rondo quarta. Ciao Stefano De Martino, il ballerino di Amici, diventato famoso a seguito appunto di tutte le tue numerose apparizioni nella mitica trasmissione seguita da migliaia di fan, e poi vabbè, siccome non possiamo dire anche della tua vita privata, fermiamoci al ballerino. Ma tu hai iniziato a studiare danza, come sei diventato ballerino? Ma io in realtà ho seguito le orme di mio padre, perché è un ex ballerino appunto. Ho iniziato in una scuola privata a Torre Annunziata e da lì poi, oltre ogni aspettativa, ho iniziato a fare il giro del mondo, perché sono partito da Torre appunto, sono arrivato a Roma, ai provini di Amici, e la trasmissione fortunatamente è andata per il meglio e da lì ho vinto un contratto per una compagnia internazionale che è la Complexion, e ho girato un po' Nuova Zelanda, Australia, Hawaii, fino a ritornare in Italia. Quindi fare il mio lavoro a casa, tra virgolette, è sempre un piacere. A quanti anni hai iniziato a danzare? A 10 anni, quindi sono 13 anni che danzo. Ma adesso il tuo futuro come lo organizzi? Come ballerino? Lo organizzo perché in questo modo, nel senso, mi piace fare, trasmettere agli altri, quindi ai ragazzi un po' più giovani di me, la passione che io metto nel mio lavoro, quindi consigliarli da una persona che ce la sta facendo. Non credo di essere arrivato, perché diciamo, chi si sente arrivato credo che sia solo finito, nel senso, nel nostro lavoro soprattutto non si smette mai di imparare e di crescere. Però mi piace trasmettere ai ragazzi la passione appunto per la danza, e spero un giorno di riuscire ad aprire una struttura appunto gestita da me per organizzare e per lanciare nuovi talenti. Quindi il tuo sogno nel cassetto è una scuola di danza che promuova, sì, la danza. Sì, io già lavoro classica, con moderna. Classica, moderna, contemporanea, pop. Ormai il mondo della danza è talmente vasto che bisognerebbe approfondire, secondo me, tutti gli stili di danza e non soffermarsi semplicemente su uno. Quali sono i tuoi miti a cui ti sei ispirato per la danza? Ma sicuramente Nurayev, Baryshnikov, che sono, diciamo, due grandi danzatori classici, ma che in cui rivedo un po', diciamo, la mia storia più che altro. Non artisticamente sono lontani da me per una questione stilistica, ma sono diciamo due artisti che comunque hanno sofferto diciamo per la danza, e hanno anche conquistato le loro grandi soddisfazioni grazie alla danza. Questa è anche un po' la mia storia, nel senso che se non fosse stato per la danza non avrei la vita che ho adesso. Danzi tutti i giorni, ti alleni, quante ore? Ma dipende, quando sono a pieno regime, cioè ad Amici, faccio dalle 9 alle 10 ore giornaliere, dal lunedì al sabato. E invece quando sono un po' più libero faccio un 4-5 volte a settimana, più questi appuntamenti settimanali con i ragazzi. E oggi in questa scuola qui, come pensi di, com'è l'organizzazione? Adesso li prendo, gli straccio le gambe. No, faremo una lezione. Di solito quello che dico sempre è che in un'ora e mezza di lezione non è facile lasciare qualcosa di concreto. Però io, invece che impostarmi come un maestro, mi rapporto ai ragazzi più come un consigliere, no? Appunto, perché facendo questo lavoro posso dargli magari delle dritte giuste per fare questo come mestiere. Quindi arrivo qui, faremo un bel po' di riscaldamento e poi una piccola coreografia dove cercherò in pochi otto, insomma, di trasmettere quello che è il mio stile e il mio approccio alla danza. E allora il tuo intento è quello di creare dei nuovi professionisti della danza? Assolutamente sì, sono molto poco competitivo in questo, anzi mi rivedo nei ragazzi più giovani di me e mi piacerebbe vedere qualcuno che appunto studia con me un domani, magari anche al mio posto. Siamo per la pace, peace and love. Assolutamente sì. Ehi, allora facciamoci gli auguri. Beh, certo, facciamoci gli auguri. Ti auguro tanta fortuna per tutte le cose belle che dovrai affrontare anche nei prossimi mesi. Certo. Sappiamo che diventerai anche papà, quindi certo, è certo, un bel impegno. Ormai lo sanno tutti. Ormai lo sappiamo tutti, quindi lo possiamo dire. E auguroni, saluta Belen. Va bene, grazie ciao, mille. Ciao. Grazie.
Ecco invece Manuel e Cristina, coloro che hanno dato vita a questa scuola, On Stage Music, Musical Academy. E come questa idea, sei un ballerino? Io ho cominciato con la danza, poi ho fatto un po' tutto, sono passato al teatro e al canto. E diciamo che la danza è sempre stata la mia prima passione e questa scuola è, diciamo, il coronamento di tutto quanto. E da quanto tempo? Da quanto tempo avete questa scuola? Questa scuola l'abbiamo aperta, adesso è da settembre, quindi sono un paio di mesi, e noi comunque abbiamo un'altra scuola dove facciamo musica, insegniamo canto e recitazione. Dove? A Baggio, Milano. Sempre qui a Milano, esatto. A Milano. E qui siete invece a Cesano Boscone, una sede che raccoglie ragazze, ragazzi, giovani o anche persone adulte? Ma abbiamo un po' corsi di ogni tipo, per cui abbiamo sia bambini di 4 anni e mezzo, 5. Quali corsi? Abbiamo classica per bambini, classica, diciamo, per i più grandi, jazz, facciamo corsi di latinoamericano, caraibico e tango. E lei, Cristina, l'anima femminile di questa organizzazione, è nata da te l'idea di far venire qui il ballerino numero uno? Pandemia. Beh, insomma, perché non iniziare con un ragazzo così che oltre a essere famoso è anche un ottimo ballerino. Quindi oggi una bellissima lezione, indimenticabile per le allieve di oggi, venute da Ancona, da Genova. Anche solo per poter assistere, perché ci sono alcune che sono allievi effettivi e altre che invece sono qui solo per assistere. Bellissimo, insomma, allora, sì, buon sì, lavoro. Una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione, buon lavoro Manuel e a presto, arrivederci. Grazie a voi.